Londra, snob e bionda con un filo di follia. Dicono di te, pare che ci stai, che ti scaldi presto, che poi... Una piazza annunziata piena di gente intorno agli espositori di piante e di rose e... Durante la presentazione della nuova birra, la rosa profumatissima di Baladen, tutti sono usciti di casa in occasione di questa finestra che ha visto un cielo senza pioggia. È arrivato anche il sindaco Falcone, anche il presidente di Fondazione Via Maestra Dalla Chiara, tantissima gente, davvero il grazie va a tutti quanti coloro che hanno organizzato insieme agli uffici del comune, quindi insieme all'ufficio cultura, la Fondazione Via Maestra, le tante associazioni che hanno partecipato con tante iniziative. Ci sono stati dei bellissimi spettacoli di magia in questa edizione che abbiamo unito ai Masters of Magic, e quindi ringrazio Walter Rolfo, i maghi che sono stati con noi oggi, con grandi e bambini, e ci saranno ancora momenti di sfilata in costume, momenti di ballo in strada e il grande concerto del corpo musicale Giuseppe Verdi, per cui ringrazio la Reggia che apre ancora una volta eccezionalmente la corte ai nostri musici. Tanta la gente e buona festa delle rose, anche se un po' bagnata, ma comunque sempre bella e intensa. Sindaco, i maghi hanno fatto uscire il sole. Sì, hanno fatto la prima magia ieri quando ce l'hanno portato via, però sono stati clementi, quindi sono intervenuti nuovamente oggi, consentendo lo svolgimento della giornata, così come potete vedere dalle immagini. Siamo contenti, sono stati due giorni comunque molto intensi e molto significativi e belli. Il 2 giugno ci sarà un altro evento molto importante, ma la festa delle rose di oggi, che vede oltre 100 espositori, fragranze a 2 giugno, completano il quadro di questo periodo che per Venaria ormai è diventata una tradizione consolidata. Un invito davvero a tutti, a tutta la città metropolitana, per vedere quella che sarà nuovamente l'infiorata di Venaria Reale, che sarà quest'anno nella cappella di Sant'Uberto, un'infiorata di petali freschi per intitolata chiaramente alla Madonna, che sarà benedetta dal nostro parroco Don Enrico Griffa. Vi aspettiamo tutti a Fragranzia e all'infiorata il weekend del 1 e del 2 giugno, una veneria che non finisce di stupire, e quindi invito tutti ad essere con noi. Grazie. Anche dall'Umbria per la festa delle rose. Siamo con il signor Rocco, dei formaggi di Posta di Umbria di Colfiorito. Allora, noi abbiamo formaggio di Posta di Umbria di Colfiorito, sono formaggi di capra, questi formaggi qui sono stagionati sottoterra, come abbiamo anche tutti gli altri, questi qui è un esempio. Questi sono anche di formaggio di Posta di Umbria di Colfiorito, anche di capra, con meno sale, perché Toscana, Umbria e Marche facevi il pane senza sale, questo è leggermente con meno sale. Meno sale è molto più saporito e tutto perfettamente, c'è meno sale. La capra è magra, più o meno sale è salute, come tutti quest'altro. Questi qui abbiamo di, vedi, abbiamo dal tartufo, abbiamo la salata, al peperoncino, è normale, non sono dolci, non sono praticamente senza... pochissimo senza sale. Questi qui sono tipi di latte, capra, pecora e mucca, con il caglio delle caprette naturale, erborinato, estratto cotto di fichi, vinaccia del vino, pistacchi e carruba, può mangiare comunque vuole, via, questa roba qui. C'è la carruba come eventuale da così. Abbiamo anche tutti gli altri, un assortimento totale, no? Delle caprine, i pecorini, tutte altre. Abbiamo anche molto particolare, vedi, queste qui ad esempio, sono quelle che sono praticamente, che hanno 10-12 formaggi stagionati 12-13 anni caduno, praticamente hanno un valore come il tartufo, non di più e non di meno, hai capito?
sono molto particolari questi qui, ad esempio. Quelli in Belize sono anche i salami, cinghiali sotto cenere, stagionati, ma non sia stagionati 60 giorni, 30-60 giorni sotto, stagionati col fuoco di sotto e dopo sottoterra, e vengono non, una cosa pazzesca. Uno stand non solo da guardare, ma soprattutto da assaggiare.